Radio Ascoltatori di Radio Limine, 23 aprile 2014, in diretta dagli studi Via Vignola. Buona serata a tutti, con il programma Arte, Cultura e Storia. Ciao Piera. Ciao Marco, ben trovati per questa nuova puntata. Grazie a Francesco che è in regia per il supporto tecnico consueto. Vedo bene il logo e la diapositiva della nostra rubrica Arte e Cultura. Tutto bene la Pasqua? Sì, tutto a posto, Piera, grazie, spero altrettanto per te. Quindi significa che se ci vediamo vuol dire che anche in diretta streaming ci potrete vedere cercandoci su YouTube. Ecco che siamo comparsi. Buona serata a tutti, ben trovati e naturalmente anche via radio. Allora, questa sera dobbiamo presentare una trasmissione, Piera, che vuole essere la presentazione della presentazione. Ci spieghiamo meglio anche per i nostri radioascoltatori. Come molti sapranno, e qui c'è pure la locandina, ma ovviamente limitata vista comunque la dimensione dello schermo, la locandina che annuncia la presenza nella nostra comunità del cardinale Wilfried Napier, che è un cardinale che sarà ospite della, ovviamente, comunità parrocchiale di Almeno San Bartolomeo, ma anche della Onlus Domitilla Rota Jems, naturalmente la nostra concittadina che in Sudafrica tanto ha fatto nel corso della sua vita. Allora, il cardinale Napier, che è un cardinale sudafricano, oltre a essere nostro graditissimo ospite, naturalmente sarà presente anche non solo ad Almenno, ma anche a Bergamo e in altre località della Bergamasca nel corso dei 5-6 giorni della sua presenza. E quindi, Piera? Abbiamo pensato bene di inquadrare dal punto di vista storico la provenienza del cardinale Wilfried Napier. Come hai detto giustamente tu, viene dal Sudafrica, il continente africano, un continente da sempre travagliato, sono bene note tutte le guerre civili, le guerre tra le diverse etnie che ancora ci sono ai giorni nostri purtroppo, e l'impegno anche di tanti nostri missionari, di tutte le comunità cattoliche nell'aiutare a costruire un futuro più di pace. Sicuramente però il continente sudafricano lo ricordiamo per il passato, purtroppo sempre per vicende poco edificanti, tra le quali annoveriamo la schiavitù e l'apartheid. Allora ci sembrava e ci sembra cogliere l'arrivo del cardinale, ripercorrere un po' la storia del continente africano, partendo appunto dalla schiavitù. Esatto, allora dopo questa presentazione di quello che sarà il nostro argomento di questa sera, naturalmente desideriamo presentare una parte della storia del continente africano, nel senso che con profondo rispetto per i nostri amici congolesi piuttosto che sudanesi, piuttosto che kenioti, ovviamente sappiamo che il continente africano ha molte facce, si presenta in molti modi, attualmente è un continente che ha iniziato a correre con tutti i problemi sociali, economici e politici che tu accennavi. Allora, direi, Piera, se sei d'accordo che potremmo cominciare parlando di introducendo i nostri radioascoltatori introducendoli sulle rotte della schiavitù. Un piccolissimo spot di informazioni, ricordando prima di tutto che sono 200 anni circa dall'abolizione inglese della tratta della schiavitù, e un itinerario storico che praticamente ha colpito moltissime nazioni del continente africano. 25 marzo 1807, la Gran Bretagna è la prima nazione a mettere fuori legge la schiavitù. Questa è una data molto precisa, sono passati praticamente 207 anni da questo evento. È l'inizio della fine della tratta degli schiavi che è stata praticata dalle principali potenze europee sin dal 1500, come sappiamo. 3 secoli, 14 milioni di esseri umani prelevati dal continente africano, stivati in navi
decisamente squallide e ovviamente senza nessun rispetto della dignità umana, e trasportati queste persone direttamente in America. Certo che, Marco, 14 milioni di abitanti è un numero incredibile, impressionante. È incredibile, vuol dire praticamente un quarto d'Italia. Noi attualmente siamo circa 60 milioni sul territorio italiano, vuol dire che circa un quarto della popolazione italiana è stata tradotta, e questo come numeri fa veramente impressione. E allora portiamo i nostri radioascoltatori a un rapidissimo giro in un paio di nazioni che sono particolarmente ricordate per questo difficilissimo momento politico e storico che hanno vissuto, perché oggettivamente non solo erano 14 milioni di persone che venivano trasportate nel corso di certamente tre secoli, ma sicuramente anche le implicazioni di tutti quelli che hanno vissuto e che non hanno potuto opporsi in nessun modo a questa violenza. E poi infatti vedremo anche questo tipo di argomento. Per esempio, dalla nostra scaletta, se parliamo del Forti e dei Castelli del Ghana, dobbiamo ricordare che, per esempio, la tratta portoghese e spagnola collegava il Golfo della Guinea e l'Angola, il Mozambico, al Brasile e alle Antille. Quindi inglesi, olandesi, francesi preferivano invece andare a vendere oggetti di poco valore in Africa in cambio di schiavi, e questo era sostanzialmente lo scambio che veniva proposto. Dall'Europa si andava in Africa, ci si scambiava oggetti provenienti dal continente europeo, e gli schiavi poi venivano acquistati e sostanzialmente inviati alle piantagioni di cotone, zucchero, tabacco e caffè praticamente delle West Indies, che erano praticamente i territori che avrebbero poi composto il territorio complessivo degli Stati Uniti d'America. E naturalmente questa è storia purtroppo spicciola, ma la realtà è questa: una volta selezionati, gli schiavi venivano riuniti in appositi centri di smistamento per poi essere naturalmente imbarcati su queste navi negriere. A chi capitasse, per chi volesse, per chi insomma può anche soltanto farsi una visione delle mappe, se uno vede che in Benin, dal Togo alla Nigeria, appunto per il Benin, si estende quella che veniva chiamata appunto la costa degli schiavi, cioè la zona, il cuore pulsante, dove sostanzialmente veniva in particolare sviluppato questo traffico di esseri umani. Quindi cuore pulsante del commercio negriero, ovviamente in città costiere, perché ovviamente erano pronti per essere poi imbarcati, e quindi naturalmente porti, navi e quindi tradotte. Itinerari che sostanzialmente sono stati itinerari e rievocazioni storiche che sono state organizzate segnalando in particolare i percorsi che queste persone, ormai incatenate, ormai costrette a una violenza fisica, dovevano percorrere per poi raggiungere i porti per l'imbarco. E se continuiamo nel breve excursus, potremmo parlare del Senegal, che addirittura aveva addirittura l'isola degli schiavi, che dove praticamente venivano costrette ovviamente uomini e donne, e prima di essere condotti nel nuovo mondo, e addirittura con visite che praticamente ti consentono di vedere gli edifici dove venivano praticamente stipati, e anche se sono passati ormai, come ci siamo già detti, almeno più di un secolo, è impressionante, lo si può vedere anche su YouTube, io questo l'ho fatto, è impressionante vedere proprio come era organizzato questo traffico, che sicuramente doveva essere incredibilmente redditizio anche dal punto di vista commerciale. E pensiamo poi, Marco, che la traversata dell'oceano non era un viaggio di poche ore, non c'erano sicuramente le imbarcazioni di cui disponiamo ora, e quindi molti di queste persone sono sicuramente morte durante la traversata in condizioni disumane, come tu accennavi poc'anzi. Sì, esatto, diciamo che ormai è acquisito che tutti quelli che non riuscivano a in qualche modo
a resistere al viaggio, venivano praticamente buttati a mare, e queste navi erano veramente stracariche, in condizioni incredibili. Se possiamo fare un paragone, piaccia o non piaccia, con tutte le valutazioni personali che ognuno può dare, però è indiscutibile che se uno si concentra un attimo su quello che sta succedendo sulla tratta Libia-Sicilia di queste ore, può avere un paragone molto presente di quello che significava e significa oggi affrontare il mare aperto su barche più o meno di fortuna, con numeri incredibili di persone stipate sostanzialmente ad occupare ogni tipo di spazio. Certo. E quindi tra il Ghana, il Benin, il Senegal, alla Nigeria, all'Angola, sostanzialmente in queste nazioni di oggi, ai tempi territori occupati soprattutto da potenze europee, si era instaurato sostanzialmente questo traffico di uomini, donne e anche bambini, ma soprattutto uomini e donne, forza lavoro da portare nel continente, nel nuovo continente, soprattutto negli Stati Uniti, in quella che sarebbe diventata poi la nazione degli Stati Uniti d'America, per lavorare nelle piantagioni di zucchero e nelle piantagioni di tabacco. La schiavitù sicuramente non è stato l'unico problema, l'unica catastrofe che ha vissuto la popolazione del continente sudafricano. Prima però di introdurci nell'analisi dell'apartheid che abbiamo preannunciato, ci fermiamo un secondo per un breve stacco pubblicitario. Thank you.
Ben rientrati in studio i nostri radioascoltatori. Stiamo parlando del continente sudafricano. Grazie a Francesco per questa pausa musicale che ci consente di affrontare un'altra importantissima piaga che ha colpito questo continente. Si parla dell'apartheid. Apartheid, termine che è stato appositamente coniato nell'Unione Sudafricana, unione che dal 1961 è diventata Repubblica Sudafricana, termine che vuole designare la politica di segregazione razziale, il sistema istituzionale e sociale in cui tale politica si è tradotta. Di fatto questa politica è stata praticata sin dalla nascita. Siamo nel 1910, quando nasce lo Stato sudafricano, e proprio nel 1913 troviamo uno dei primissimi provvedimenti, il Natives Land Act, vale a dire l'atto delle terre dei nativi, che vietava appunto agli indigeni l'acquisto di terre al di fuori delle riserve. E la politica di apartheid venne poi teorizzata soprattutto a partire dal 1930, grazie al National Party, il partito nazionale, e ebbe il suo sicuramente sviluppo apicale nel 1948, quando il National Party vinse e salì al governo. Fu proprio a partire dal 1948 che vi fu una serie di provvedimenti legislativi, per esempio il Population Registration Act del 1950, che stabiliva proprio una classificazione razziale della popolazione, quindi il colore della pelle era l'elemento di distinzione e, ripeto, di classificazione della popolazione. E venne proprio edificato un complesso sistema segregazionista. Questa pratica dell'apartheid venne più volte condannata dall'Organizzazione Nazionale delle Nazioni Unite, le quali inflissero una serie di sanzioni economiche a partire dal 1980, e venne poi fortemente e aspramente criticata fino a determinare la crisi del regime nazista. In che cosa si traduceva concretamente questa politica di apartheid? Pensate che all'epoca chi si recava nel continente sudafricano, con particolare proprio riferimento alla città del Capo e alle città del Sudafrica, si trovava di fronte a veri e propri cartelli che, per esempio, Marco, indicavano quali erano gli edifici che erano accessibili dai bianchi e non dai neri, quelli che erano accessibili solo dai neri. Una mappatura. Esatto, dettagliata. L'utilizzo dei mezzi pubblici, c'erano quelli dedicati ai bianchi, quelli dedicati ai neri, il sistema di istruzione, quindi tutto il sistema scolastico era diversificato, le scuole riservate ai bianchi e ai neri. Gli stessi bagni pubblici, c'erano le indicazioni dei bagni pubblici riservati solo ai bianchi e non usufruibili dai neri. E c'erano poi tutta una serie di regole ferree, rigide, che disciplinavano la convivenza e l'interazione fra gruppi differenti, specialmente proprio nell'ambito urbano, ma anche nell'ambito produttivo, e era vietato assolutamente il mescolamento biologico. Quindi le relazioni tra bianche e nere erano proibite, quindi relazioni miste, e anche i matrimoni. Quindi non era ovviamente, a chiosa di quanto detto, concessa la partecipazione politica dei neri alla vita, appunto, alla vita del paese. Esatto. Chi sono stati sostanzialmente gli ideologi di tale, appunto, sistema? Sono persone che vissero soprattutto in quel periodo e che sono proprio stati
proprio i promotori di una diversificazione, alla quale peraltro corrispondeva poi una vera e propria diversificazione dell'attribuzione delle risorse economiche. I bianchi, che peraltro erano anche in numero inferiore, erano quelli più ricchi rispetto appunto ai neri, i quali non avevano diritti di proprietà e diritti appunto di accesso, e venivano relegati a svolgimento di mansioni umili, di mansioni dal carattere proprio pratico, quindi operai, contadini e via dicendo, ma ripeto, sempre mansioni utili. Fino a che si instaura un complesso dialogo che viene, abbiamo visto, imposto sicuramente anche da quelle che sono le maturazioni elaborate altrove, gli organismi appunto quali l'ONU, piuttosto che anche mutamento di visione maturate in altri stati, gli stati europei sicuramente, gli Stati Uniti d'America all'avanguardia, che porta a un complesso, un complessissimo dialogo. Dialogo che poi vede la partecipazione anche della Chiesa, Chiesa che cerca comunque di farsi interprete di questo disagio, rischia di essere una sorta di bomba ad orologeria destinata ad esplodere, anche perché la stessa popolazione nera iniziava sempre di più a intraprendere sommosse e quindi stati di agitazione per cercare di destituire una siffatta appunto organizzazione. Quello che possiamo sicuramente dire è che la lettura critica di questi anni passati portano sicuramente a una riflessione che deve coinvolgere non soltanto la schiavitù e ovviamente l'apartheid, ma proprio un sistema di vita, un mondo che lentamente è iniziato a cambiare e quindi ha consentito molto lentamente a moltissime situazioni sociali, politiche, se vogliamo, tra queste sicuramente l'apartheid, di iniziare a mutare un corso e un destino che certamente non era inquadrabile in una situazione di ordinaria democrazia. E allora, di fronte a questa lettura critica che abbiamo detto dell'apartheid, ci piace per i nostri radioascoltatori dare anche qualche piccola informazione, qualche piccola chicca sulla critica che è stata fatta soprattutto in questi ultimi anni per quanto riguarda il discorso della tratta degli schiavi all'interno della società africana. Perché è vero che nei secoli, soprattutto del Settecento, abbiamo detto dall'Ottocento, l'Europa si è fatta promotrice di questo trasferimento incredibile di 14 milioni di persone dal continente africano al continente americano. Però è anche vero che in questi ultimi anni dall'Africa sono iniziate a sorgere anche delle voci di mea culpa senza precedenti, mea culpa che non recitano soltanto accuse nei confronti dei bianchi, ma che dicono: non possiamo continuare ad accusare gli uomini bianchi allora quando gli africani, in particolare i capi tradizionali della società, non erano irreprensibili rispetto a queste forme di violenza. Quindi, aggirando gli scogli del revisionismo, della vendetta identitaria contro un occidente visto come malvagio, burattinaio planetario, un collettivo di associazioni, in questo caso nigeriane, in questi ultimi anni di diritti umani, è uscito allo scoperto cercando di imporre un punto critico, un momento di valutazione, di riflessione, un punto di vista originale sul più vecchio e aspro dibattito della storia africana. In particolare proprio sul problema delle tratte negriere e dell'analisi storiografica recente rispetto alle direttrici Africa,
Stati Uniti d'America e agli crimini che sono stati commessi. E poi se le associazioni hanno chiesto in particolare ai capi tradizionali africani di scusarsi per il ruolo che i loro avi hanno giocato nella tratta degli schiavi, anche a livello occidentale, per esempio, la lista delle scuse è molto molto lunga. Nel giugno del 2009, per esempio, il Senato americano ha espresso la propria afflizione per l'inumanità, la crudeltà, l'ingiustizia fondamentale della schiavitù e la ferma volontà di un trionfo della verità aveva già destato memorabili abbracci simbolici tra Africa e i paesi occidentali, protagonisti di un passato appunto tanto violento e tanto poco democratico. Ne parleremo poi tra pochissimo. Restano incise nella coscienza di molti le frasi che dette nel 1992 da Giovanni Paolo II durante la visita al memoriale dell'isola senegalese di Gor. Da questo santuario africano, ha detto il Papa, testimone del dolore nero, impetriamo perdono al cielo, disse Papa Wojtyła, riferendosi naturalmente all'orribile aberrazione di coloro che riducevano in condizioni di schiavitù i fratelli e le sorelle che il Vangelo ha chiamato a libertà. Ed è anche sul fronte africano il riconoscimento dell'esistenza di responsabilità locali ha iniziato ad emergere, perché la storia secolare degli eccidi negrieri, trasmesse per lo più oralmente, restano comunque al momento al centro di controverse diatribe di tipo storico. Molte zone d'ombra sono residue, sono rimaste, ma sono anche spiegabili in un'Africa dal peso memoriale insopportabile che ha lasciato oltretutto il campo libero a interpretazioni a spesso di tipo natura e di natura puramente estremistica. Quindi una lettura per certi aspetti difficile da fare dal punto di vista critico e anche naturalmente dal punto di vista storico. Però è una lettura che sicuramente deve coinvolgere tutti noi, perché quello che è successo, anche se storicamente magari un po' lontano da voi, da noi, non solo in termini di tempo e di distanza, deve portarci alla riflessione. E forse Piera a questo punto puoi presentarci una ulteriore riflessione di quanto già parzialmente anticipato da me quando si parlava di Giovanni Paolo II. Assolutamente. Abbiamo pensato di fare cosa gradita leggendo la lettera che proprio Papa Giovanni Paolo II scrisse all'arcivescovo Jean-Louis Touraine in occasione della conferenza internazionale sul tema schiavitù del XXI secolo, la dimensione dei diritti umani nella tratta delle persone. Siamo nel 2002, siamo a maggio, 18 maggio del 2002. Lettera che denota la presa di posizione forte di Papa Giovanni Paolo II contro proprio tutti gli atteggiamenti volti a non riconoscere i diritti umani. Le chiedo cortesemente di trasmettere a tutti i presenti i miei affettuosi saluti e l'assicurazione del mio intimo interesse personale. Il commercio di persone umane costituisce un oltraggio alla dignità umana e una grave violazione dei diritti umani fondamentali. Già il Concilio Vaticano II aveva definito vergognose la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani o ancora le ignominiose condizioni di lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno e non come persone libere e responsabili e che mentre guastano la civiltà umana ancor più inquinano coloro che così si comportano e ledono grandemente l'onore del Creatore. Queste situazioni sono un affronto ai valori fondamentali condivisi da tutte le culture e da tutti i popoli, valori radicati nella natura stessa della persona umana. L'aumento allarmante del commercio di esseri umani è uno dei pressanti problemi economici, sociali e politici associati al processo di globalizzazione. È una grave minaccia per la sicurezza delle singole nazioni e un'improcrastinabile questione di giustizia internazionale. Questa conferenza riflette il crescente consenso internazionale sul fatto che la questione della tratta di esseri umani deve essere affrontata promuovendo efficaci strumenti giuridici che pongano fine a questo ingiusto commercio, puniscano quanti ne traggono profitto e contribuiscano alla riabilitazione delle sue vittime. Al contempo, la conferenza offre un'opportunità significativa per una riflessione seria sulle complesse questioni relative ai diritti umani sollevate da questa tratta. Chi può negare che le vittime di questo crimine sono spesso i membri più poveri e più indifesi della famiglia umana, gli ultimi fra i nostri fratelli e fra le nostre sorelle?
In special modo lo sfruttamento sessuale di donne e di giovani è un aspetto particolarmente ripugnante di questo commercio e va riconosciuto come violazione intrinseca della dignità e dei diritti umani. L'irritante tendenza a considerare la prostituzione come un affare o un'industria non solo contribuisce al commercio di esseri umani, ma è di per sé la prova di una crescente tendenza a separare la libertà dalla legge morale e a ridurre il ricco mistero della sessualità umana a un mero prodotto di consumo. Per questo motivo ho fiducia nel fatto che la conferenza, affrontando le importanti questioni politiche e giuridiche legate alla risoluzione del problema che questa piaga moderna rappresenta, esplorerà anche le profonde questioni etiche sollevate dalla tratta di esseri umani. Bisogna prestare attenzione alle cause più profonde dell'aumentata domanda che alimenta il mercato della schiavitù umana e tollera il costo umano che ne deriva. Un approccio sano a tali questioni porterà anche all'analisi degli stili di vita e dei modelli di comportamento, in particolare a proposito dell'immagine della donna, che generano quella che è divenuta una vera e propria industria di sfruttamento sessuale nei paesi industrializzati. Parimenti, nei paesi meno avanzati dai quali proviene la maggior parte delle vittime, bisogna sviluppare meccanismi più efficaci di prevenzione della tratta di persone e di riabilitazione delle sue vittime. Con incoraggiamento e speranza, porgo cordiali, buoni auspici per l'opera internazionale e l'abbondanza delle benedizioni divine. Certo, Papa Giovanni Paolo II parte dalla tratta che oggi ai nostri giorni ha assunto caratteristiche diverse, ma che esiste ancora, e di questo in modo direi efficace la lettura di questa lettera ne dà atto. Una tratta che non è più a fini lavorativi, rivolta verso gli Stati Uniti d'America, è purtroppo una piaga che conosciamo bene ai nostri tempi, ma sempre di tratta si parla e sempre di non rispetto della dignità dell'essere umano ci troviamo di fronte. Quindi un'evoluzione nella modalità, ma una problematica che, come abbiamo detto all'esordio, Marco, purtroppo nei territori del Sudafrica le problematiche, le guerre, le tratte di essere esistono ancora, e bene sono censurati questi comportamenti, come abbiamo visto da questa lettera di Papa Giovanni II. Ebbene sì, Piero, i problemi sono, come si suol dire, sono sempre gli stessi, ma si ripresentano in maniera diversa. Guarda, abbiamo deciso insieme di proporre questa riflessione di Giovanni Paolo II, prossimo ormai alla canonizzazione del 27 aprile prossimo, e nel contempo vorremmo aggiungere queste riflessioni di un altro prossimo canonizzato, cioè il nostro bergamasco Giovanni XXIII, che nella Pacem in Terris, che è l'enciclica scritta l'11 aprile del 1963, quindi stiamo già parlando di 51 anni fa, proprio quello che ci dicevamo qualche secondo fa, i problemi sono più o meno gli stessi e le soluzioni sono sempre proposte con grande attenzione anche dalla Chiesa. Dicevamo nella Pacem in Terris, al capitolo terzo si parla di rapporti tra le comunità politiche e si dice che nella verità i rapporti fra le comunità politiche vanno regolati, la quale esige anzitutto che da quei rapporti venga eliminata ogni traccia di razzismo e venga quindi riconosciuto il principio che tutte le comunità politiche sono uguali per dignità di natura, per cui ognuna di esse ha il diritto all'esistenza, al proprio sviluppo, ai mezzi idonei per attuarlo, ad essere la prima responsabile nell'attuazione del medesimo e a porre il diritto alla buona reputazione e ai dovuti onori. Tra gli esseri umani molto spesso sussistono differenze, anche spiccate, nel sapere, nella virtù, nella capacità inventive, nel possesso di beni materiali. Ma ciò non può giustificare il proposito di far pesare la propria superiorità sugli altri. Piuttosto costituisce una sorgente di maggiore responsabilità nell'apporto che ognuno e tutti devono addurre alla vicendevole elevazione. Ed ancora, al punto 50, non ci sono esseri umani superiori per natura ed esseri umani inferiori per natura, ma tutti gli esseri umani sono uguali per dignità naturale. Di conseguenza non ci sono neppure comunità politiche superiori per natura e comunità politiche inferiori per natura.
tutte le comunità politiche sono uguali per dignità naturale, essendo esse dei corpi, le cui membra sono gli stessi esseri umani. Ne va quindi dimenticato che i popoli, a ragione, sono sensibilissimi in materia di dignità e di onore. Sembra scritta per ogni problema anche di queste ultime settimane. Ed infine al capitolo 51, secondo giustizia. I rapporti tra le comunità politiche vanno inoltre regolati secondo giustizia, il che comporta, oltre che il riconoscimento dei vigendevoli diritti, l'adempimento dei rispettivi doveri. Le comunità politiche hanno il diritto all'esistenza, al proprio sviluppo, ai mezzi idonei per attuarlo, ad essere le prime artefici nell'attuazione del medesimo, ed hanno pure il diritto alla buona reputazione e ai debiti onori. Di conseguenza e simultaneamente le stesse comunità politiche hanno pure il dovere di rispettare ognuno di quei diritti e di evitare quindi le azioni che ne costituiscono una violazione. Quanta contemporaneità sembra scritta in questo messaggio. Bene, ci fermiamo ancora un attimo, un breve stacco musicale. Grazie Francesco.
Bentornati in studio, siamo ai saluti finali. Caro Marco, abbiamo cercato di raccontare quello che è la condizione nella quale si trova ad operare il cardinale Wilfried Napier, sicuramente per brevi cenni. Abbiamo raccontato le problematiche del passato che ci sono ancora oggi, si sono evolute, si sono modificate, ma sicuramente il messaggio che lui porta, che troviamo anche sulla locandina che è sparsa per il paese, non temete le differenze. Il problema quindi di queste disuguaglianze forti, oggi non c'è più l'apartheid, ma ci sono queste profonde differenze economiche fra i cittadini neri e quelli bianchi. Quindi è stata una sorta di arrivo quando appunto poi sarà con noi il 6 di maggio al cardinale. Sì, allora abbiamo voluto, come già giustamente e brillantemente ricordato tu, innanzitutto introdurre il tema. L'integrazione è un processo sempre lungo, è un processo che seguirà il mondo e il mondo seguirà l'integrazione. Allora ricordiamo, l'hai già detto anche tu, comunque ricordiamo la data, il 6 maggio 2014 alle 20:30 presso l'Università degli Studi di Bergamo, praticamente nel piazzale di Sant'Agostino in Città Alta, alle ore appunto 20:30 il cardinale interverrà in una tavola rotonda dal titolo Non temete le differenze, titolo già ricordato, la relazione già ricordata da Piera qualche secondo fa. Quindi ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori questo appuntamento e poi tutti quegli altri appuntamenti che sicuramente verranno promossi anche dalla nostra radio relativamente alla permanenza del cardinale non soltanto dal Menno San Bartolomeo ma nella sua visita alle terre di Bergamo. Diamo appuntamento per il prossimo 27 maggio 2014 per la rubrica Arte, Cultura e Storia. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa sera. Ringraziamo naturalmente Francesco, che è il nostro regista, che ci ha seguito anche questa sera. Piera, io ti saluto, ti auguro buona serata. Buona serata ai nostri radioascoltatori. Grazie, a presto.